Benvenuti ad una nuova video recensione. Oggi vi parlerò di un bel libro di Beatrice Lemagna, una illustratrice e autrice italiana conosciuta in tutto il mondo. Il libro si chiama Un grande giorno di niente ed è edito dalla Topi Pittori. Questo libro parla di un bambino che per la centesima volta si trova a passare le sue vacanze nella solita casa. Con la madre e con la solita foresta attorno. È molto annoiato e per questo motivo continua a giocare ai videogiochi uccidendo dei marziani, mentre la mamma scrive al computer. Lui pensa quanto sarebbe bello avere suo padre vicino per poter scoprire le meraviglie intorno alla casa. Quindi questo libro parte con un'assenza paterna, non si sa per quale motivo, se sono separati, se il padre è morto, è partito per una vacanza, però il bambino avverte il peso di questa assenza e la madre è arrabbiata per il fatto che gioca sempre al videogioco e glielo strappa di mano. Lui riesce a recuperarlo ed esce di casa e quando esce sente proprio tutta la noia, la solitudine di questa foresta che si aggroviglia alla pioggia. Scende giù per una collina, attraverso un sentiero che costeggia un laghetto e accidentalmente perde il suo videogioco. E qui è un punto importante della storia questo, in cui il bambino in questo momento si sente perso, non sa più cosa fare. Che il videogioco è la sua compagnia quotidiana e questa è una delle illustrazioni più belle di questo libro. Bisogna notare le gambe che sembrano i tronchi di un albero, si vedono tutte le venature del tronco perché il bambino si sente un tutt'uno con la natura, si sente proprio un albero. Lui dice: mi sentivo un albero perso nella tempesta, e questa immagine dà proprio questo senso di inquietudine. Dopo un primo momento in cui si sente perso, inizia a comunicare con la natura, a parlare delle lumache, a sentire degli odori che gli evocano degli antichi ricordi di cui non aveva più memoria. Si ricorda della cantina del nonno. Poi continua toccando dei granelli di sabbia e a un certo punto c'è il sole che filtra dalle nuvole e proprio lui si sente avvolto da questo calore, poi cade da una collina e si ritrova a testa in giù. Questo ritrovarsi testa in giù, vede tutto capovolto, gli fa vedere le cose con occhi nuovi, quindi inizia a fare ed esperienze nuove, ad esplorare, a entrare proprio in pieno contatto con questa natura. Decide di salire su un albero, annusa l'aria respirando a pieni polmoni, beve la pioggia come un animale, un'immagine molto intensa, incontra insetti sconosciuti, salta in una pozzanghera, prende dei sassolini, come se non avesse mai visto prima quelle cose. E poi ritorna a casa tutto soddisfatto, si guarda allo specchio e vede nello specchio suo padre sorridere, come se percepisse questa presenza. Quindi proprio il contatto con la natura, l'immagine è questa, gli fa sentire nuovamente vicino questa figura e non si sente più solo. E anche il rapporto con la madre è differente, lui si avvicina a lei, vorrebbe raccontargli tante tante cose, ma poi si ritrovano in silenzio nella loro cucina a bere della cioccolata calda in una fantastica giornata di niente. Quindi questo libro è molto adatto a quei bambini, oggi sono moltissimi, che si annoiano, che vivono con inquietudine i momenti di vuoto, i momenti di noia, non sanno gestirli, non sanno tollerarli e quindi si può appunto scoprire qualcosa di nuovo anche in un giorno molto molto noioso. E questo libro lo fa attraverso il contatto con la natura, con la terra. E quindi ritengo che sia un album illustrato meraviglioso, consigliatissimo. Alla prossima!